dove sono finito? Questa non è la piazza. Dovevo essere in piazza. Diceva che c'era roba bella in piazza, ma... qua sulla mappa non c'è niente. Neanche qua. Dove sono finito? Mi sa proprio che mi sono perso. Questo qua non lo conosco. In più sono anche senza niente. Il telefono non prende, non ho niente, proprio. Bisognerà arrangiarsi. Quante volte vi sarà capitato di perdervi in vari posti e non sapere dove eravate, non avere niente? Oggi vedremo come sopravvivere. Allora, siccome non sappiamo dove sono, prima cosa bisogna fare quando vi perdete è innanzitutto trovare un posto magari un po' sopraelevato o coperto, che ci sia comunque una radura e abbia una barriera come qua, vediamo se c'è una barriera naturale. Quindi, dopo che vi siete trovati il posto, bisogna pensare per quanti giorni resterete lì. Sicuramente inizieranno a cercarvi e nel frattempo voi vi consiglio di non spostarvi mai, quindi trovatevi un buon punto per un rifugio. Prima cosa il rifugio, poi penseremo a tutto il resto, quindi andiamo a cercare un punto per il rifugio. Bene, siamo arrivati in questo punto, abbiamo due possibilità: o qui faccio un rifugio, che abbiamo già una leggera barriera dove possiamo metterci qua, oppure là dove potremo cercare di creare tipo un letto con dei legni e metterli tra i tronchi e non si noterà niente. Andiamo a vedere quello là che è migliore. Vai. Sto già facendo, vai. Allora, una cosa che ho notato: se dovete rimanere qua più giorni, questi qua sono dei funghi che crescono, sono funghi parassiti che crescono sui legni morti, e questi sono ottimi se volete trasportare il fuoco. Infatti questi quando bruciano, bruciano lentamente e creano brace e rimangono anche attivi per anche un giorno intero. Sono commestibili? Non sono commestibili, però sono ottimi per il fuoco, quindi se li trovate teneteli, fatene una buona scorta e cercatene molto vicino ai vostri rifugi. Qui, come vediamo, abbiamo un'ampia scelta di dove costruire il rifugio. Potremmo costruire, farci una barriera qua, con i legni. È proprio una barriera qua, così. Così una barriera. Potremmo, spostando un po' di legni, farci un lettino lì, con sempre dei legni, sopraelevato, meglio, sempre tirando un po' su, fare tipo una palafitta. Tanto di legname e vediamo che ce n'è. E quindi poi magari con le foglie cercare di fare un materasso, una roba comoda, e così potrete campare per parecchio tempo. Altra cosa a cui bisogna pensare è l'acqua e il cibo. L'acqua, questo è il secondo cameraman. L'acqua, trovatevi vicino magari a un fiume o a un lago, cercate una fonte d'acqua. Là, in quella direzione sono andato a vedere, c'è un fiume. Però c'è un altro metodo più efficace. Se riuscite a cercare, trovate dei sacchetti o qualcosa, potete fare per condensa. Praticamente coprite una zona, l'acqua si raccoglie lì e voi potete berla. È perfettamente bevibile quell'acqua lì. Per il cibo bisogna imparare a cacciare. E quello lo vedremo nella prossima puntata. Adesso ci salutiamo. Io inizio a costruire il riparo. E poi vediamo come va. Ci vuole un po' di tempo a costruire, quindi intanto ci vediamo dopo quando ho iniziato a costruirlo. Allora ragazzi, stiamo tornando perché ormai è ora di andare, perché non chiedetemi perché non sono anch'io, però guardate cosa abbiamo trovato. È una prolunga jack maschio
da 3,5 mm di lama. Se qualcuno la conosce, mi scriva un commento sotto qua. Speriamo che sia funzionante, vi facciamo sapere se è funzionante. Sembrano buone, comunque non vedo jack rovinati, non so se si vede, cioè si vede che non, cioè, non sono rovinati come vedete, sembrano buoni. Questo, anche questo è buono. E ragazzi, non, anche se, se voi sapete il prezzo di questo, scrivetelo, perché non so quanto possa costare, non conosco questa marca. Quindi abbiamo guadagnato una roba.